Insomma, è una giornata dove ci sono valori importanti, eh? Parliamo di valori, parliamo insomma del valore del lavoro, il valore della fede, c'è un valore molto, molto importante anche oggi che è il valore della vita, no? Un valore inestimabile. Perché? Perché insomma torniamo a parlare della nostra campagna a favore di Croce Rossa Italiana per ricordare l'importanza di un soccorso tempestivo. Ci sono alcuni momenti in cui il tempo sembra non essere mai abbastanza e soprattutto noi dobbiamo avere la capacità di fermarlo per fare in modo che arrivino i soccorsi il prima possibile in caso di arresto cardiaco. Ebbene, noi oggi abbiamo a Domenica Inn un uomo che è un grande uomo, che sa come farlo. Io ci tengo fortemente ad averlo qui con noi perché ci può dare veramente tanti tanti consigli, soprattutto insegnarci come fare. Un medico volontario della Croce Rossa Italiana, referente nazionale e internazionale per la rianimazione cardiopolmonare pediatrica e per le manovre di disostruzione. Abbiamo il dottor Marco Squicciarini. Eccolo qui, anche con lo stacco, Marco, benvenuto. Grazie. Benvenuto. Grazie. Allora, Marco, è molto importante la tua presenza proprio perché vorremmo far vedere anche praticamente al pubblico come si può intervenire in caso di un arresto cardiaco, soprattutto quanto è importante l'uso del defibrillatore. È fondamentale perché sono cambiate tante cose, come è stato detto prima, negli ultimi 20 anni. Un elettrodomestico alla portata di tutti, che può veramente ridare la vita a qualcuno che ha diritto di vivere più a lungo possibile. Quindi gli attori diventano i genitori, gli allenatori sportivi, le persone che vivono accanto a bambini o a adulti o a chiunque, danno una possibilità importante. Insomma, bisogna intervenire subito in caso di un arresto cardiaco, ma come si riconosce intanto un arresto cardiaco? Perché per chi fa il corso si intuisce molto bene. Possiamo velocemente proprio spiegare come possiamo riconoscerlo? Diciamo che questi corsi veloci di Croce Rossa Italiana, ma linee guida internazionali, consentono in poche ore a chiunque di saper riconoscere la differenza tra uno svenimento e un arresto cardiaco, perché sono semplici segnali che ci vengono e lo strumento che ci viene dato è veramente molto grande. Intanto io vorrei dire grazie perché so che sono arrivati i primi 70.000 euro, grazie, siete veramente sensibili in ogni campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi, ci avete fatto sempre una grandissima, fare una grandissima figura, quindi ripeto ancora il numero 45508. Possiamo adesso far vedere praticamente come si interviene in caso di un arresto cardiaco, in questo caso nei casi di bambini, perché noi parliamo appunto di cose che possono accadere nelle scuole o negli impianti sportivi. Ecco, intanto vediamo un defibrillatore. Sì. Ricordiamo che c'è un pupazzo perché non si potrebbero manichino. Fare queste manovre su una persona normale. Come dobbiamo intervenire, Marco? Allora, sono in un campo sportivo e a un certo punto un contrasto di gioco, un bambino cade per terra. Immediatamente la persona addestrata si avvicina, controlla la sicurezza e vede che si può avvicinare. La prima cosa da fare è vedere se il bambino è cosciente. Bambino, bambino, mi senti? Il bambino non risponde. Aiuto, chiamate il 118 se c'è un defibrillatore, perché è un bambino. A questo punto il soccorritore molto velocemente scopre il torace del bambino, lo allinea, lo prende e controlla in bocca se c'è qualche cosa. Non vedo nulla, si controlla se respira, quindi si effettua la manovra del gas. 1001, 1002, che cosa faccio? Guardo, ascolto, sento, controllo espansione toracica, sento se respira per 1008, 1009, 10 secondi. Non respira, lo faccio respirare io. Chiudo il naso. Le prime 5 insuffazioni di soccorso. Ricordiamo che si tira leggermente 2, indietro il mento proprio per permettere alla 3, lingua di non ostruire. 4, 5, velocemente per 10 secondi controllo se ci sono segni di circolo. Il bambino si muove, tossisce, si dice motore, movimenti, tosse, respiro. 10 secondi, non c'è nulla di tutto questo, si inizia la rianimazione cardiopolmonare. Si insegna appositamente la posizione corretta e si comincia ad eseguire un massaggio cardiaco in un punto preciso. Che è proprio, vedete, al centro del petto. Esattamente, si può fare per 30 compressioni alternate a 2 insufflazioni. A 2 insufflazioni. Ricordiamo che più o meno, Marco, le stesse manovre si fanno anche su una persona adulta. Esattamente. La compressione però deve essere almeno di 5 centimetri, esattamente. Vero? Esattamente. E oramai sono preparatissima. Meraviglioso, si può fare anche con 2 mani. Quindi con una mano e con 2 mani. Le nuove linee guida appena arrivate dicono che nel caso in cui il defibrillatore è immediatamente disponibile, lo attacco immediatamente. Immediatamente si però può
fare scarica di defibrillatore e continuare con le... Nel caso specifico, io magari arriva dopo il primo minuto, controllo se è arrivato, rifaccio la chiamata al 118 se sono solo, diciamo che dopo che ho dato l'allerta è arrivato il defibrillatore, immediatamente il defibrillatore si prende, si posiziona, si levano le piastre adesive e vengono... Tra l'altro ci sono proprio anche i disegni di dove vanno posizionate. Spadiamo anche il fatto che il soccorso lo possono effettuare soltanto dei medici, Marco. Sì. Cioè, se noi ci troviamo in una condizione, siamo soli e ci troviamo di fronte a una situazione di emergenza, prima regola chiamare il 118, ma poi noi stessi possiamo cominciare ad aiutare la persona, no? A soccorrere, ad intervenire. Diciamo che la maggior parte di persone salvate, senza nulla levare ai soccorsi avanzati che sono fondamentali, si sono rese possibili perché c'è stato qualcuno che, un bagnino, che ha preso il bambino. Il bagnino non è un medico, non è un rianimatore. Ho delle slide con poliziotti arrivati sul posto, non sono medici, eppure hanno fatto rianimazione, hanno attaccato il defibrillatore. Il defibrillatore, una volta acceso, ci guida, come dico sempre, come un bambino piccolo di 3 anni. Spoglia il paziente, hai allertato il 118, attacca le piastre, controlla il ritmo. Bisogna essere formati all'utilizzo, non solo per una protezione morale e legale, ma anche per fare la cosa giusta e permettere che nessuno si avvicini durante il riconoscimento della scarica. Il timore di molti, dicono, ma non è che potrebbe nuocere? No, perché è impossibile che sbaglia, tant'è che ci sono persone che sono portatori di defibrillatori insieme al pacemaker. Quindi è impossibile, è una macchina infallibile. Allora, questo uomo qui è un uomo veramente speciale, perché oltre ad essere naturalmente pratico di tutte le manovre appunto cardiorespiratorie, si occupa anche, ha istruito quanti istruttori hai preparato nei casi proprio di manovre di disostruzione 3.000. Pediatrica? Oltre 3.000 operatori oggi girano l'Italia per formare mamme, maestre, chiunque voglia conoscere queste manovre di disostruzione, che sono fondamentali, perché attenzione, perché se il nostro bambino ingerisce qualcosa, come dire, insomma, consecutivamente può esserci un arresto cardiaco. Assolutamente sì, il mio percorso, grazie a Croce Rossa, nasce avendo conosciuto delle famiglie che hanno perso purtroppo dei bambini, e ho visto il dolore fisico diventare mentale e mi sono reso conto che il corso era intrappolato in un corso di rianimazione per sanitari, ma doveva essere per i genitori. Quindi con Francesco Rocca, abilitato su queste linee, è stato scritto, sono state distribuite, fino adesso molte mamme hanno salvato i figli perché sono delle manovre estremamente semplici. Prima si diceva è stata una tragica fatalità, adesso si dice quella mamma purtroppo non sapeva che c'erano queste semplici manovre. Molte lettere di mamme lo testimoniano.